Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti sui nostri canali per iniziare insieme un percorso molto stimolante, molto interessante e anche molto centrato nell'attualità, perché nel corso di 10 puntate di un programma che si intitola La finanza è per tutti e che abbiamo realizzato insieme a Banca Widiba, andremo a parlare davvero di una questione che è fondante come non mai in questo momento, la gestione dei risparmi, delle finanze personali, quando tutti i giorni siamo bersagliati da notizie su inflazione, tassi di interesse e quindi davvero un percorso puntato e mirato a dare strumenti e a fare chiarezza su come gestire al meglio i propri risparmi. Per cominciare il nostro percorso, questa sera siamo in studio con Sabina Barontini, consulente finanziaria di Banca Widiba. Buonasera. Buonasera Antonio. Buonasera Sabina. Il titolo della prima puntata è Emozioni e finanza, il ruolo del consulente finanziario. Ma come fanno a essere così accoppiate queste due parole apparentemente antitetiche che invece forse hanno tanti punti in comune? Per rispondere a questa tua curiosità, dobbiamo partire dal presupposto che quando prendiamo delle decisioni non sempre siamo razionali, anche in ambito economico-finanziario. Questo perché le emozioni incidono sulle nostre decisioni. Spesso l'investitore fa delle scelte affrettate cercando una scorciatoia, non conoscendo bene l'argomento o solo esclusivamente seguendo delle mode. E quindi il risultato non sempre soddisfa le sue aspettative. Da qui l'importanza di affidarsi a un consulente finanziario. Sabina, in effetti il ruolo del consulente finanziario può apparentemente essere difficilmente interpretabile, ma in realtà è molto importante perché va veramente a incidere nella vita delle persone. È vero quanto tu dici, il consulente finanziario è un professionista qualificato che ha un ruolo sociale delicato e fondamentale. Lui si occupa di migliorare la qualità di vita dell'individuo e della propria famiglia e di raggiungere una determinata serenità economica. In che modo? Offrendo un servizio di consulenza personalizzata, cioè tiene conto di quelle che sono le reali esigenze ed aspettative del cliente. Con una buona capacità di ascolto, lui riesce a captare quali sono i sogni, i bisogni e gli obiettivi di vita della persona e con la personalizzazione riesce ad offrire una consulenza fatta su misura, proprio come un sarto taglia un vestito su misura, se vogliamo usare questa metafora. Perché non esiste un modello di consulenza uguale per tutti. Perfetto, quindi consulente finanziario su misura, ma in realtà mettendosi dalla parte del cliente, come posso io scegliere il consulente finanziario giusto per me? Per prima cosa, tuteliamoci. Il consulente finanziario deve essere in possesso di un titolo idoneo. Voglio fare una domanda provocatoria. Chi di noi si affiderebbe a un medico che esercita ma non ha una laurea in medicina, nessuno naturalmente. Anche il consulente finanziario deve essere qualificato. Innanzitutto deve essere iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari a cui accede dopo aver superato una prova d'esame. E l'elenco dei consulenti finanziari in Italia è consultabile sul sito della Consob. Deve avere poi altre caratteristiche peculiari, deve saper comunicare ed avere la capacità di entrare in empatia con il cliente. Comunicazione, saper comunicare ed empatia sono, secondo me, alla base di tutti i rapporti di successo, perché saper comunicare significa arrivare direttamente al cliente con un linguaggio semplice, privo di tecnicismi, che gli permetta di comprendere realmente ciò che stiamo decidendo di fare insieme. L'empatia ci avvicina sempre di più e permette al cliente di aprirsi e farci capire quali sono realmente i suoi bisogni di vita. Altre caratteristiche naturalmente importanti sono la competenza del professionista e la sua esperienza. Da qui partiremo per percorrere un lungo periodo di lavoro insieme basato sulla fiducia. Perché poi il concetto fondamentale è questo, che non esiste un modello di consulenza uguale per tutti. E proprio tornando alle emozioni, Sabina, molto spesso noi ci facciamo prendere dalle notizie della radio, accendiamo, la borsa crolla, oddio vendo tutto quello che ho, e chiaramente un atteggiamento così, appunto, basato sull'emozione è molto probabilmente spesso sbagliato. Quindi credo che il ruolo del consulente, del professionista sia fondamentale anche proprio per non correre il rischio del fai da te così. È vero.
proprio all'inizio abbiamo detto che non sempre siamo razionali quando prendiamo una decisione. Paura, impazienza, sicurezza o al contrario mancanza di sicurezza sono solo alcune delle emozioni che si provano quando si investono i propri soldi. Guardiamo ora insieme un grafico che mette in relazione l'emotività del cliente abbinata all'andamento del suo investimento. Come potete notare dalla faccina sorridente, quando l'investimento è positivo e in crescita, anche il cliente prova delle emozioni positive, quindi di fiducia, di serenità, di belle aspettative. Quando l'investimento invece inverte la rotta e quindi decresce, emergono le emozioni negative, quindi la paura, il terrore, e quindi il cliente, in genere l'investitore, decide di rimborsare, un'azione che non dovrebbe fare in quel momento, ma la sua emotività ha il sopravvento. Quindi state tranquilli, succede molto spesso perché siamo guidati dall'istinto e dall'irrazionalità. Allora qualcuno potrebbe dirmi, io non investo così, non corro rischi. Non è proprio così, ma anche la non scelta ha un costo. Pensiamo a quanto l'inflazione oggi riesce ad erodere il potere acquisto della nostra liquidità. Di qui nuovamente il concetto dell'importanza di avere al proprio fianco un consulente finanziario che ci aiuti a gestire la nostra emotività. L'emotività, la finanza, sono dei concetti, delle parole importantissime che proprio sono state così affrontate questa sera da Sabina. Grazie. Grazie. E considerate che è stato solo il primo dei nostri 10 appuntamenti. Proseguiremo la settimana prossima approfondendo ciò che è così importante per tutti noi, la gestione dei risparmi, dei nostri risparmi e dei nostri soldi, con il programma La Finanza è per Tutti. Appuntamento a fra 7 giorni.